Nel caso di Ontani c'è un gioco tra emulazione, narcisismo e erudizione, l'assunzione di figure attraverso il travestimento che gli permettono di amplificare la propria presenza, di produrre una sorta di abbaglio, di bucare l'immaginario collettivo e proporsi come una vera e propria apparizione. Hai praticato l'adozione a distanza di molte icone, da Dante Alighieri a Cristoforo Colombo, alla Lupa, a San Sebastiano, tra citazione, invenzione, il che presuppone conoscenza, e narcisismo. Che hai da dire in tua discolpa? La mia avventura, appunto, basata sulla posa della mia improbabile vanità, è relativa al viaggio, appunto, iconografico, nelle mitologie, nelle allegorie che la rappresentano nella sua esemplarità relativa. Quindi anche Shiva come San Sebastiano o Dante come Pinocchio. Tu sei alla ricerca della posa esemplare? L'esemplarità in effetti è desiderio di consapevolezza che quell'attimo può rappresentare una prospettiva della memoria da contraddire. L'arte è sempre esemplare? L'arte lo è soprattutto nel frainteso sociale esemplare, perché non viene mai assolutamente approfondita, quindi la nostra improbabile superficialità diventa esemplare in una società così distratta e consumistica. Pensa, io che sono frivolo, dico cose quasi paradossalmente impegnate. Si può dire che nel XX secolo tu hai riaperto bottega? Ebbene, in effetti la bottega, così si chiama, che soprattutto è stato un apprendistato, è l'estensione di un mestiere che io non posseggo e che altri hanno virtuosamente rappresentato e sono in oblio. Quindi i ceramisti, i vetri, i doratori, tutti quelli che in un qualche modo hanno questa qualità straordinaria e non hanno prospettive ad esprimerla se non in una serialità molto riduttiva. Quindi l'artigiano e l'artista è un tutt'uno che la storia ha donato e che viene esaltato in questa individualità che in qualche modo anche la nota della mia rappresentatività. Ma è un caso che tu abiti nello studio del Canova? No, questo è il destino di questa straordinaria città che ha la qualità di non dare importanza né all'arte né alla cultura, quindi basta avere una capacità di lettura. Ad esempio sul finestrone c'era scritto affittasi, però c'è un vincolo d'uso, pur essendo una proprietà privata possono affittarlo solo agli artisti. Si può dire che allora c'è un red carpet che va da Canova e arriva a Luigi Ontani? Sì, spero un magic red carpet, per cui io tendo a volare almeno con la fantasia, l'immaginazione e ciò che mi dona il pensiero per distrazione. Viva l'arte! Viva l'arte, viva la vita dell'arte, quindi viva la vita arte.